tutto pronto per la ronda ghibellina di domani. Village People, maglietta manica corta calda, lana merino, guanti, sponsor, e direi che ho optato per pantaloncini corti e lo zaino nuovo con disposizione delle tasche che non mi piace per niente, ma domani lo proverò. Vediamo. Ronda ghibellina. Primo anno era il 2020. In preparazione della Abbotsway 120. Ah, la Claudia! Ignari di quello che sarebbe successo. E oggi ci riproviamo. Stesso percorso. Ronda ghibellina. Ultra Bericus. Abbotsway. Vediamo. Che primo tappo e prima salita. Cominciamo a prendere un po' di quota. Là è Castiglione Fiorentino. È passata l'ora di gara, la parte carina in mezzo alle rocce non l'ho ripresa perché era da godersela tutta tirando un pochino. Salita, dovremmo ormai essere vicini al primo ristoro. Sensazioni buone, terreno mi piace, temperatura ottima e quindi le premesse ci sono tutte per fare una buona gara. Avanti, avanti e ancora avanti. Allora, primo ristoro passato, giusto giusto, 1:31, 1:31 da tabella, 1:31 da orologio, va bene. Ci sono parecchi single track dove è difficile sorpassare, ma va bene. Adesso mangio e poi bastoncino. Secondo ristoro, 2:33 in anticipo sulla tabella di marcia, quindi per il momento ottimo. Quasi 18 km, giornata spettacolo, manica corta e avanti. Dai, dai. Oh.
Ecco il nuovo zaino. Basta prendere un po' le misure. Qualche tasca l'avrei messa in una posizione diversa, ma tutto sommato è tutto raggiungibile. Va bene, mi ci sto abituando. Forza. 3 ore di gara. Tutto bene. 20 chilometri, quasi 21. Temperatura continua a essere ottima. Credo che continuerà a salire. Va bene, adesso c'è questa leggera salita in mezzo a questo boschetto. Bella. Per adesso il percorso mi piace, anche le discese sono con un terreno che mi piace. Ma andiamo avanti, vado avanti così. Bene, il terzo ristoro con qualche minuto di anticipo. Adesso c'è tutta discesa, un bel pezzo di discesa, siamo al chilometro 23, quindi metà gara. Bene, direi che si va bene. È caratterizzata da questo terreno argilloso che crea parecchie pozzanghere larghe quanto tutto il camminamento. È abbastanza divertente come cosa. Come vedete, giornata spettacolare, non c'è una nuvola. Siamo al 26esimo chilometro, 3 ore e 51. Buono. Eccola qua, una pozzanghera, come vi dicevo, molto particolare. Comincio a sentire un po' di fatica sulle gambe. Nulla di preoccupante per il momento. Là sotto c'è la conca, la piana di Castiglione Fiorentino. Eccola là. E è tutto il giro che abbiamo fatto. Da dietro c'è Castiglione Fiorentino, vediamo se si apre un po' la vegetazione, si vede. Là in fondo, là dove dobbiamo arrivare. Siamo a 29 chilometri, quindi facciamo 30, 30, 40, ancora 15 chilometri. Ancora un ristoro. Guardate che spettacolo di giornata. Eccolo là, Castiglione Fiorentino. Giornata spettacolare. Dovrebbero essere i giorni più freddi, i giorni della merla, ma qua di freddo neanche l'ombra. Certo, stamattina un po' di brina c'era, ma ormai l'inverno è passato, inizia la primavera. Dai, alla prossima. 4 ore e 50, quarto ristoro passato, 12 chilometri alla fine. Sono in tabella per finirla intorno alle 6 ore 30. Se le gambe reggono anche qualche minuto prima, tutto dipende da come sarà
la discesa dopo il prossimo ristoro, perché dopo il prossimo ristoro avremo tutta discesa fino all'arrivo. Se è rotta, ciccia. Se è buona e le gambe reggono, si va giù senza faticare troppo e quindi si può osare un attimo. Ma intanto mi godo il momento. Salita e poi discesa, ristoro, discesona. A dopo. Un'altra ora, siamo a 5 ore, 34 km e mezzo. Le gambe cominciano a farsi sentire, ma all'ultimo ristoro ho bevuto 2 bicchieri di Coca-Cola e tè, quindi dovrebbero aiutarmi a dare un po' di spinta. Vediamo. Sei ore e mezza, fattibile, fattibile. Discesa verso Castiglion Fiorentino. Adesso dovremmo trovare un ristoro e poi è fatta. Siamo a 5 ore e 36, 37 km e mezzo. Non faccio nessun conto perché non sono in grado. Però se vi sembra che sto andando piano in questa discesa, sto andando piano. Là c'è Castiglion Fiorentino. Scusate. Bella, bella, bella. Continua. 6:34. Benissimo, benissimo.